Pausa pranzo, piatto unico. Ne parliamo con la dottoressa Emma Balsimelli, biologa nutrizionista, nonché anche facente parte della Commissione della Comunità Europea di Sorveglianza Obesità Infantile. Allora, dottoressa, si parla tanto di piatto unico, però a volte non sappiamo come muoverci nel mondo, a volte non torniamo a casa per la pausa pranzo, oppure andiamo in palestra, quindi poi dobbiamo mangiare. Come dobbiamo comportarci? Allora, sicuramente il piatto unico è una soluzione molto facile e spesso utilizzata nella famiglia appunto di oggi, però dobbiamo seguire delle regole abbastanza ferree per far sì che sia un giusto compromesso tra la velocità e la comodità, ma anche ovviamente la salute. Quali sono? Andiamole a scoprire insieme. Sicuramente deve essere un piatto che comprenda tutti i principi nutritivi. Ecco, ricordiamoli, perché sì, a volte esatto, non ce ne dimentichiamo, no? Quindi fa parte della nostra dieta mediterranea, no? Esatto. Quindi quali devono essere? Allora, sicuramente troviamo i carboidrati complessi. Quando parliamo di carboidrati faccio sempre un esempio, ovvero di pensare a un piccolo falò e di buttare su questo falò appunto dei piccoli ramoscelli secchi. Questo fuoco prenderà molto adito, però durerà molto poco. Infatti sono i carboidrati semplici, che sono quelli da dover limitare. Un piatto di pasta, qui come esatto, vediamo il nostro Albertone che in questo momento ce lo insegna. Ce lo insegna, no? Mote magno, dalla dieta americana era passato giustamente alla nostra. Quindi va sfidato. E sicuramente dobbiamo prediligere invece i carboidrati complessi, ovvero mettere su questo falò un grosso ceppo di legna che durerà, il cui fuoco durerà tanto tempo, anche se con una energia più moderata. E quindi parliamo di cose ovviamente integrali. La pasta del nostro Albertone va bene, se era integrale sarebbe stata ancora una soluzione migliore. Quindi lei ci dice di prediligere i cibi integrali, quindi anche se metto un piatto di pasta o metto del riso deve essere integrale. Meglio se biologico? Sì, assolutamente. Sul biologico dobbiamo poi capire sì, fin dove conviene, su alcuni alimenti appunto sì, su altri un po' meno, però comunque è una garanzia abbastanza buona di qualità spesso. Beh, allora, quindi carboidrati complessi. Ci siamo, uno. Poi ci sono le proteine. Spesso quando vengono i bambini o gli adulti comunque che conoscono poco la materia, per spiegare le proteine facciamo sempre l'esempio di un treno. Ogni vagone è un amminoacido, alcuni vagoni sono più importanti di altri e quindi questi vagoni, ovvero gli amminoacidi, vengono detti essenziali. Quindi un treno con dei vagoni più importanti è una proteina ad un alto valore nutrizionale. Dove li troviamo? Sicuramente nei legumi. Quindi ceci, fagioli, piselli, le cicerche, le lenticchie sono ricchi di questi amminoacidi essenziali. Poi assolutamente anche nel pesce e nella carne ne troviamo una buona quantità. Però diciamo che mentre la carne e il pesce quante volte a settimana andrebbero consumati? Allora il pesce 3-4 volte, la carne bianca 2-3, la rossa 1 ogni 10. Non mi uccidete, non è colpa mia. No, perché la dottoressa è, insomma, voglio dire, di nuova generazione, oserei dire. Assolutamente. E quindi anche per quanto concerne la carne, insomma, i nuovi studi hanno visto che una volta a settimana, ogni 10 giorni sarebbe meglio, e quindi privilegiare quei legumi cosiddetti antichi che sono un po' scomparsi dalle nostre tavole, esatto, con più frequenza, no? Perché sono naturali, no? Assolutamente, hanno un basso indice glicemico, alto indice di sazietà e quindi sono buoni, direi anche, insomma, sì, questa è una scelta personale, però ma sono buoni, vero? E la carne non è da demonizzare, però assolutamente bisogna intanto vedere la provenienza, come, insomma, se la consumiamo la andare al nostro macellaio di fiducia. Bravo. L'importante è anche quello, informarsi. Giocarsela bene, io dico va bene, vado a cena fuori una volta alla settimana, una volta o due settimane, mi voglio mangiare la bella bistecca, insomma me la voglio godere, e questo fa bene anche all'anima, fa bene a tutto. Di Dio. Però giocarsela con la brasciolina che insomma sa di allora è meglio il pesce o i legumi. Questo è un po' il pensiero. Quindi questo abbiamo parlato, il falò per quanto riguarda i carboidrati complessi, il nostro trenino per quanto riguarda le proteine e poi abbiamo i grassi. Dobbiamo sempre diffidare da chiunque ci dica che i grassi devono essere eliminati da una dieta intesa come dieta, come lo dicevano gli antichi greci. Noi abbiamo inventato poco, intanto stiamo solo confermando delle teorie. Quindi quali scegliere?
Olio extravergine di oliva, assolutamente, e ormai questo è assodato. La frutta secca, attenzione, spesso vengono da me le persone e dicono ma sei matta, ma che mi consigli la frutta secca, è molto calorica. E io dico tranquilli, la frutta secca ovviamente ha dei grassi, ma dei grassi di costituzione, non di accumulo. Io dico una quantità ovviamente giusta. Sì. Cioè non è che non potete mangiare un etto, uno voglio dire le prende perché fanno bene, quelle 3-4 mandorle la mattina, sì, le noci. Tutto con moderazione, quello spuntino, quello snack. Bravissimo. No? E poi ovviamente il pesce, spesso si consiglia quello azzurro per tanti motivi. Uno è perché non è allevabile, due perché costa poco, tre perché contiene tanti grassi positivi. Gli omega 3, gli omega 6, non c'è tanto mercurio perché è piccola taglia. No, vive poco tempo, quindi non ha il tempo di accumularlo. E quindi queste sono le per ultimo, passato dai grassi, che privilegiare l'olio di oliva extravergine per condire i nostri piatti. Quasi anche per, io lo consiglio anche per friggere, perché guardando poi il costo-beneficio di tutti gli altri oli è uno secondo me dei migliori. E poi abbiamo i sali minerali o le vitamine, io faccio un gioco un po' strano, le mine della vita, che sono appunto, sapete, il ferro, il magnesio, sono un calendario, un ventaglio molto ampio, che si prendono da tanti cibi. È per questo che è importante variare. Uno appunto è perché le cose di cui abbiamo bisogno sono talmente tante che dobbiamo recepirle da tantissimi cibi. Due è perché, siccome i nostri cibi spesso sono contaminati da pesticidi, antibiotici, insomma da sostanze poco positive, variando nostro meraviglioso organismo è in grado di poterle eliminare al meglio. E per quanto riguarda poi la fibra, abbiamo fatto insomma i macronutrienti, no? Vogliamo dire, poi abbiamo l'acqua da bere a go-go, se vogliamo sempre. E la fibra, ci sono degli studi interessantissimi ora sul microbiota intestinale, che è la composizione delle famiglie che compongono il nostro intestino. Sapete che i batteri nella nostra bocca sono di più rispetto ai numeri della popolazione della Terra. Se io pesassi le mie cellule e i miei batteri che mi compongono, peserebbero più i batteri. Se io peso la mia flora batterica intestinale, pesa 1,5 kg, più del mio cervello, sperando che sia un cervello nella media. Capite quanto è bene mantenere bene un intestino libero, funzionale e tutto. Quindi la fibra è importante tramite le verdure e la frutta, immagino. Allora, visto che il nostro tempo sta per scadere, se dovessimo dare un esempio di piatto unico che anche fuori casa possiamo consumare, quale potrebbe essere? Io propongo salmone affumicato con della crudità di verdura e un 60-70 grammi di pane integrale, o pesce spada, fagioli e tonno, ceci e tonno, delle zuppe appunto anche di passati di verdura o di legumi con della pasta integrale dentro, condita con un pochino di olio, piatto di bresaola o speck, che sono i salumi più magri rispetto magari al prosciutto crudo. E il panino, dottoressa? Va benissimo. Dobbiamo intanto combinare bene una scena appropriata senza sovrapporre poi i nutrienti, e dobbiamo scegliere il contenuto ovviamente interessante, ci sia sempre una base vegetale, quindi con delle verdure, e poi prosciutto arrosto, perché no, della fesa di tacchino, la bresaola come lei ha detto, anche gli affettati di salmone, insomma di tonno, gli affettati di pesce, tonno e pomodoro, quindi tutti quelli che comunque dovremmo, come lei appunto ci ha appena detto, combinare questo: carboidrati, proteine, fibre e grassi. Perfetto. E un panino fatto con dovizia, senza dimenticare un pane buono, può essere il sostituto di un pasto se fatto veramente bene. Allora io ringrazio, ve la ripresento, la dottoressa Emma Balsimelli, biologa nutrizionista, che ci ha spiegato che cosa significa il piatto unico.